Benvenuti a un'altra puntata sul canale, sono Marco di Lesploft e siamo qui ragazzi per analizzare la nuova carta che ci ha droppato la nuova duellante Anna. Allora, quindi faccio vedere, ovviamente l'ho abbinata con i Goblin Derk, in maniera tale da poter evocare specialmente comunque Ordinaterium o comunque anche il Treno Espresso, che comunque è la base del nostro mazzo e comunque dei nostri video. Detto questo, comunque in ogni caso non è abbastanza male, l'ho voluto abbinare comunque con i vari Xyz. Il più utile che ho dovuto trovare è comunque l'Utopia, oppure volendo si poteva anzi anche inserire anche un ragno, il ragno malevolo, non è nemmeno male. Detto questo faccio vedere in un paio di replay, comunque niente di che perché ragazzi il mazzo comunque sì, è abbastanza competitivo, quindi alla fine sto parlando stato il cavaliere, tutto sommato girava bene anche per i fatti suoi. Ok, classica giocata l'avversario. Ok, noi andiamo tranquillamente. Rimettiamo nel mazzo, evochiamo lei, evochiamo il nostro stato del cavaliere Altair, così riusciamo a prendere tre carte. E quello qui. Andiamo, invocazione Xyz. Ok, lui blocca l'effetto e noi andiamo giù. 1 e 2. Ok, lui distrugge comunque due carte, noi tranquillamente riprendiamo con il nostro stato del cavaliere. Ecco qui. Allora, attacco con 1700 che anche se avessi fatto l'Xyz non avrei potuto fare nulla. Quindi andiamo avanti, lui si fa la sua combo, comincia a evocare e rievocare. Ok, va bene. Ok, ragazzi, andiamo nel nostro trenino. La Giutopia che guadagna comunque 800 di attacco e che ragazzi sale a un 3300. Ovviamente l'avversario non può fare tantissimo e quindi noi andiamo ad attaccare. Come potete vedere, un 800 di attacco è già abbastanza anche molto forte. Eccoci qui, secondo incontro. Ok, inizia il nostro avversario, piazza carta, mago nero. Ok, stato il cavaliere 1 e 2, vado un Uruk-hai e butto il Deneb al cimitero. Facciamo la nostra combo. Mettiamo l'effetto, distruggiamo a carta coperta, vediamo cosa sia, ok. Libro della Luna ormai nelle mani di tutti. Ok, lui prende la carta e rimane lì in realtà. Infatti finisce la fase e comunque non evoca nessun mosso Xyz. Noi andiamo giù tranquillamente, di Deneb. Distruggiamo. E attacco solo con il 2005 che ovviamente il suo effetto non mi permette di far attaccare con altri mostri. Restiamo tranquilli, lui distrugge il mostro e si arrende perché ovviamente noi possiamo pagare quello che cazzo vogliamo, però lui non poteva fare altro. Allora ragazzi, che dire, tutto sommato comunque il treno non è male, da abbinare in un mazzo Xyz, tranquillamente secondo me è una bella carta e soprattutto 800 d'attacco in più non è da sottovalutare. Quindi che dire ragazzi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.